Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 73esima puntata del podcast di Marcus Box. Se in questa puntata udirete rumori molesti, rumori di ventilatore e quant'altro, non fateci caso, ma sono costretto a registrare la puntata con le finestre aperte e il ventilatore a manetta, perché qui a Foggia è succursale dell'inferno e quindi di conseguenza ci sono le fiamme che sbucano da ogni dove e fa un caldo che capite, cioè proprio. Chi mi conosce lo sa, uno dei problemi che mi accompagna ormai da tempo in memory su Linux riguarda il fastidiosissimo tearing, in particolar modo il tearing durante la riproduzione dei video in streaming su Firefox. In passato ho provato diverse soluzioni, una delle quali consiste nell'attivare l'accelerazione hardware OpenGL su Firefox, che è una soluzione che funziona ma per alcuni dà comunque alcuni problemini. Questo oggi voglio parlare di un altro trucco che consente di eliminare il tearing sia su X11 che su Wayland e al tempo stesso migliorare le prestazioni durante lo scrolling delle pagine, consumare meno CPU, quindi avere anche dei vantaggi per quanto riguarda l'aumento della durata della batteria e avere un sistema più stabile. Questo trucco consiste nel forzare l'attivazione di WebRender, che è un nuovo back-end di rendering per Firefox che Mozilla sta man mano abilitando sui vari sistemi operativi supportati. Attualmente in fase di rollout su Windows e macOS per schede video Intel e AMD. Questa opzione non è però presente e preattiva su Linux per impostazione predefinita. Perché? Perché ci sono alcuni casi limite in cui l'attivazione della tecnologia WebRender causa dei problemi di prestazione, quindi va a fare l'esatto opposto di quello che si prefigge di fare. Però sono casi rari e isolati, sono comunque in via di risoluzione. Ho provato questa opzione sulla mia Ubuntu 20.04 con driver Nvidia proprietari e sono rimasto stupito del risultato. Finalmente Firefox su Linux mi gira come Firefox su Windows e non è in questo caso un'offesa ma è un complimento, e non picchiatemi per quello che ho appena detto, perché io a me su Linux mi ha sempre girato una beep, Firefox su Windows mi girava nettamente meglio. Adesso le prestazioni si equivalgono. Provate anche voi, come si dice, provare per credere. Questa settimana ho poi postato un'altra piccola guida che risolve un fastidiosissimo problema introdotto con le ultime versioni del client desktop di Telegram per Linux. Per impostazione predefinita con l'ultima versione del client desktop di Telegram per Linux si viene a modificare il decoratore delle finestre di Telegram, che assume un aspetto alla Windows, diciamo così, e quello integrato all'interno del programma di Telegram. Questo però non può non piacere a tutti quanti, soprattutto a tutti quegli utenti che vogliono un sistema, vogliono che le applicazioni siano perfettamente integrate con il sistema. Bene, nella guida vi spiego come ripristinare il decoratore delle finestre predefinite di sistema e utilizzare i bordi delle finestre di GNOME, KDE e quant'altro. Passiamo adesso a GNOME. Il sogno di molti utenti di GNOME è quello di poter avere una distro basata su GNOME e che segua gli sviluppi di GNOME, che porti sempre l'ultima versione disponibile del desktop environment del piedone, un po' come attualmente capita con KDE Neon. Bene, questo sogno si sta per concretizzare. Il team di GNOME ha infatti reso disponibile le prime immagini di virtual machine di GNOME OS. Potete testare questa prima versione, che ricordo essere indirizzata principalmente agli sviluppatori e agli utenti avanzati, tramite GNOME Boxes e un qualsiasi altro, diciamo così, software di virtualizzazione basato su LibVirt, quindi avete l'imbarazzo della scelta. Se utilizzate GNOME Box rimanete tutto in casa GNOME, quindi funziona tutto alla perfezione. L'immagine può essere scaricata da un link che trovate su Marcus Box, e una volta scaricata l'immagine vi basterà decomprimere il file e agganciare l'immagine da terminale con un apposito comando che serve per creare, per impostare la memoria virtuale di questa macchina virtuale e quant'altro. Io la sto testando e fa piacere utilizzarla, anche se sapete benissimo che io amo l'implementazione di GNOME fatta dal team di Ubuntu, perché la barra laterale la trovo comodissima. Infine, l'ultimissima notizia di questa settimana riguarda Blender. Microsoft ha deciso di aderire al fondo di sviluppo della Blender Foundation come membro Corporate Gold dal 1 luglio 2020.
Questo significa che Microsoft si unisce alla schiera di altri software house e di altri big del mondo dell'informatica, come ad esempio Nvidia, che fornirà quindi un supporto economico affinché possa proseguire nel migliore dei modi lo sviluppo di Blender. Blender è utilizzato da Microsoft per generare modelli 3D sintetici che vengono poi utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Insomma, i tizi di Microsoft, i ricercatori di Microsoft fanno largo uso di Blender per questi progetti e gli è sembrato, diciamo così, carino da parte loro quella di tendere una mano economica allo sviluppo di Blender affinché possa migliorare la qualità generale di questo software gratuito e open source, ma soprattutto multipiattaforma. Bene, con questa ultima notizia ho concluso questa piccola puntata estiva. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo prossimamente su questo canale con la prossima puntata del podcast di Marcos Box, sperando che il caldo si attenui un po' e che passino finalmente queste fiamme tremende che stanno avvolgendo Foggia. Non so voi dalle vostre parti, ma qui fa caldo.